tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Festa della Liberazione celebrato anche a Fano, il 73° anniversario. Ho subito un'intimidazione dai ragazzi dei centri sociali, la denuncia è il video di Paolini della Lega durante il corteo del 25 aprile. Minaccia un barista con una racchetta da tennis, arrestato giovane senegalese. 68 posti auto e nuova illuminazione a LED, venerdì si inaugura il nuovo parcheggio alla stazione ferroviaria di Marotta. Chi al mare e chi in campagna, ecco dove i fanesi hanno trascorso questa ricorrenza. È tutto pronto per la festa della Crescia Sei Cuccon dal 29 aprile al 1 maggio a Montegiano di Monbaroccio. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Tutta la provincia ha ricordato con diverse iniziative la liberazione dal nazifascismo che si celebra oggi, 25 aprile. A Fano questa mattina si è tenuta la tradizionale cerimonia con la deposizione delle corone d'alloro. Il servizio di Lino Balestra. È la mattina del 27 agosto 1944, dopo una nottata di scaramucce con le retrovie tedesche in ritirata sulla linea gotica e dopo aver guadato da sud il fiume Metauro, arrivano le prime avanguardie dell'ottava armata, sono le truppe polacche. Da Porta Maggiore entrano in città tra ali di folla, uscita da ogni dove, incuriosita e festante. Stavolta la guerra è davvero finita. Questo passo, tratto dal volume Il giornale di Fano liberata dalla Fondazione Carifano, racconta i primi attimi della liberazione di Fano nel 1944, una memoria storica ripercorsa anche nella giornata di oggi, 25 aprile, 73° anniversario della liberazione d'Italia dall'occupazione nazifascista. Un cerimoniale consolidato, ma sempre carico di emozione e trasporto, ha segnato le celebrazioni odierne a Fano, partendo dalla deposizione della corona d'alloro sulla facciata della residenza comunale, alla presenza delle massime cariche civili e militari. Questa giornata, oltre che ricordare quei momenti, deve servirci per l'oggi e per il futuro, consapevoli che quella libertà, quei principi dobbiamo difenderli quotidianamente, a maggior ragione anche in questi momenti dove certe tendenze, certi nervosismi anche internazionali e anche interni possono mettere a repentaglio questi valori raggiunti con la resistenza. Dopo l'inno d'Italia, al ritmo di Bella Ciao, il corteo, composto da una folta rappresentanza di esponenti del mondo civile, pacifista e antifascista e dei centri sociali, in testa del quale gli esponenti della sezione fanese dell'Ampli, ci si è mossi alla volta dei giardini della Rocca Malatestiana per la deposizione della seconda corona, quella al monumento ai partigiani. Per noi oggi è un... È importante essere qui, ma noi siamo antifascisti sempre, tutti i giorni, per noi la resistenza è vissuta giorno per giorno, soprattutto oggi in un momento in cui è fondamentale essere antifascisti contro i nuovi fascismi, ai quali dobbiamo assolutamente fare attenzione perché stanno purtroppo rialzando la testa in tante, quindi l'Ampi ha il dovere di difendere i principi della Costituzione, quindi che è nata dalla resistenza. Banda in testa, poi il corteo si è mosso alla volta della Porta della Mandria per l'ultimo dei momenti ufficiali, il ricordo e la deposizione della corona ai caduti di tutte le guerre, per ricordare quanti hanno perso la vita o l'hanno sacrificata per un ideale di libertà.
ed è questo il compito al quale sono chiamate le istituzioni in questo giorno così particolare, quello appunto di non dimenticare, come ci dice il primo cittadino. È un dovere che noi abbiamo, in particolare chi rappresenta anche le istituzioni, ricordare e ringraziare anche queste persone che in molti casi giovanissimi hanno sacrificato la loro vita per far sì che altre persone fossero libere. E questo è qualcosa di straordinario. E noi quel sacrificio oggi dobbiamo onorarlo e dobbiamo far sì che quel senso di libertà, quei diritti che tutti i cittadini devono avere, devono essere garantiti, dobbiamo fare di tutto per far sì che non vengano mai lesi. Il significato di questa giornata è anche questo. E durante il corteo è stata contestata la presenza della Lega Luca Rodolfo Paolini. Ho appena subito un'intimidazione, ha scritto l'onorevole sul suo profilo Facebook, dai soliti ragazzi dei centri sociali. Secondo loro, in quanto leghista, non posso presenziare il 25 aprile nella mia città. Uno di questi signori, ha proseguito il deputato, mi spintonava col petto sperando in una mia reazione che però non c'è stata. Eccolo qua il video che vi stiamo mostrando che Paolini ha girato durante il diverbio, sentiamo magari anche l'audio. Levatevi dai fuori, fuori dal colpito, fuori. Sei un provocatore, sei un provocatore. Diego, il partito fascista di merda. Pensi che sei preso due voti adesso per fare come si pare? Allora Paolini, fuori le Lega dal corteo, perché? Sì, beh, perché sono della Lega, dice non sei mai venuto, io sono sempre venuto quando ero deputato di 5 anni, sempre il 25 aprile, perché è una presenza istituzionale oltretutto. È venuto un signore, tra l'altro ben più piccolo di me, che mi spintonava, anzi mi spingeva aspettando che io reagissi e chiaramente poi gridare alla violenza fascista. Io sono qua e ci resto perché non vado via, mi devono proprio picchiare, non ho certa paura. Uno per uno li prenderei a questi qui, uno per uno, quello lì in particolare. Sarei curioso di affrontarlo a tu per tu per vedere cosa ha nella testa. Il 25 aprile è la nostra festa del ringraziamento. Esprimiamo profonda gratitudine a chi ci ha permesso di vivere per decenni in libertà. Lo ha detto Matteo Ricci nel 73° anniversario della liberazione. Sono state deposte corone nel sacrario di Piazzale Collinuccio e nella cappella votiva di Sant'Ubaldo. Sono intervenuti anche il presidente della regione Luca Ceriscioli, la presidente dell'ANPI Pesaro Matilde della Fornace e il generale Luigi Caldarola, segretario del Consiglio provinciale Asso Arma. I valori della resistenza che troviamo nella Costituzione, ha detto il primo cittadino, vanno riaffermati. La libertà, la democrazia e l'uguaglianza sono pilastri da difendere e rinnovare. Quando sono comparse le svastiche sopra il cartello della scuola elementare dedicata ad Anna Frank, ha osservato Ricci, non si poteva solamente cancellare la vergogna. Abbiamo denunciato il fatto e c'è stata la reazione forte della città. Nell'ultimo anno, ha proseguito il sindaco, abbiamo respinto al mittente strumentalizzazioni portate avanti da formazioni di estrema destra che si richiamano al fascismo e al nazismo, pur cancellando i riferimenti nei loro statuti. Abbiamo reagito, ha concluso, perché dobbiamo custodire la fatica, le vite perse e i risultati della liberazione. Siamo ancora gli eredi di quei valori. E siccome ieri abbiamo avuto qualche problema tecnico, vi riproponiamo l'appello lanciato dalla figlia di Katia Rovaldi, l'anziana di 84 anni che scomparve da casa 3 anni fa. I sommozzatori dei vigili scandagliarono senza esito le acque del Porto Canale pensando ad un gesto estremo della donna. E visto l'imminente dragaggio delle darsene a Fano, la figlia chiede al comune e alla ditta che dovrà eseguire i lavori di fare attenzione perché lì potrebbero esserci i resti del corpo o gli indumenti di sua madre. Sentiamo. Scomparsa senza lasciare traccia. Carla Rovaldi, fanese di 84 anni, il 21 febbraio esce di casa in via Franceschini nel cuore della notte con indosso solo il pigiama e le ciabatte da camera nella zona del porto e viene inghiottita nel nulla. Le ricerche, che dureranno oltre una settimana, si concentrarono subito nella zona del porto, pensando ad un gesto infausto dell'84enne. Da Bologna arrivarono i sommozzatori dei vigili del fuoco che scandagliarono tutto il Porto Canale, ma senza trovare nessuna traccia dell'anziana. Nei giorni successivi, le unità della Capitaneria di Porto ispezionarono il tratto di mare tra Fosso Seiore e la foce del Cesano, ma anche queste ricerche andarono a vuoto. Oggi, in occasione del dragaggio del porto, la figlia della donna scomparsa rivolge un accorato appello all'amministrazione comunale e alla ditta che eseguirà i lavori. Chiese
essendo venuta a conoscenza che si faranno questi lavori di dragaggio, peraltro leggo dalla stampa che saranno seguiti anche da un tecnico della Regione Marche e tutti i lavori saranno fatti, visionati da una telecamera, l'appello che faccio è di porre la massima attenzione per le ditte che ci lavoreranno e per i tecnici che saranno lì, se riescono, se individuano, trovano qualcosa, un resto di un vestiario del corpo di mia madre. Ecco, chiedo semplicemente questa collaborazione qui perché è una cosa importante per me, umanamente per mia madre. Ecco. E un giovane senegalese è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito più volte il titolare del bar Diana in Viale 24 Maggio a Pesaro. Il ragazzo aveva già dato in escandescenza nei giorni scorsi e ieri, dopo l'ennesimo episodio, è entrato nel locale, forse in preda all'alcol, e ha minacciato di morte il titolare brandendo una racchetta da tennis. Allertate le forze dell'ordine, gli agenti sono subito intervenuti e hanno tratto in arresto il senegalese. Venerdì si inaugura a Marotta il nuovo parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, un'opera attesa da tempo costata oltre 200.000 euro. Un'opera davvero molto importante che i cittadini chiedevano da tanto tempo e le amministrazioni passate l'avevano sempre promessa ma poi mai realizzata, quindi abbiamo portata a compimento. L'inizio dei lavori è stato ad autunno del 2017, quindi dopo l'estate, e adesso sono terminati, quindi ci sarà l'inaugurazione venerdì. Oh, i parcheggi saranno 68 posti auto, di cui due per disabili, ed è un'opera importante che ha una valenza non solo per la nostra comunità ma per tutta l'intera vallata del Cesano e l'intero territorio provinciale, perché sarà importante durante la stagione estiva per i turisti, visto che il parcheggio è molto vicino alla zona mare e è possibile dal parcheggio raggiungere il lungomare con i sottopassi esistenti alla stazione e all'altezza di Piazza dell'Unificazione, e poi anche durante tutto l'arco dell'anno per gli studenti e i lavoratori pendolari, visto che la nostra stazione è un nodo di interscambio importante per l'intera provincia. I fondi interamente comunali, l'area è l'area del binario morto lato monte, che è stata concessa dalle ferrovie e dall'RFI, che ringraziamo per la collaborazione. L'importo è di poco più di 200.000 euro, quindi un investimento importante, un'altra opera pubblica che portiamo a compimento e che avevamo promesso. Venerdì inaugurazione alle ore 18, ci ritroveremo quindi in questo grande parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, speriamo anche con tanti cittadini, vista l'importanza dell'opera. Sì alla sanità pubblica e vicina ai cittadini, e questo è il titolo dell'incontro pubblico organizzato dal Forum Provinciale per i Beni Comuni, che si terrà a Fano nella sala conferenze dell'oratorio di Sant'Orso venerdì 27 aprile alle ore 21. Riteniamo indispensabile informare i cittadini e gli addetti ai lavori sui rischi del processo di privatizzazione che sta interessando i servizi sanitari pubblici della nostra provincia, spiegano gli organizzatori, soprattutto ora che a Fano si conferma la volontà di depotenziare l'ospedale Santa Croce e di affidare 100 posti letto convenzionati ad una struttura privata. Approfondiremo la proposta di legge regionale 145 sui programmi di sperimentazione gestionale, scrivono in una nota, e le conseguenze del taglio di posti letto pubblici compiuto negli ultimi anni e l'affidamento a privati di servizi sanitari negli ex ospedali dell'entroterra. Cambiamo argomento, sono tanti i fanesi e i turisti che oggi hanno deciso di fare una gita fuori porta con il classico picnic al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde. Sentiamo. Avete programmi per questo 25 aprile? Farete qualcosa? Oggi mi sa che restiamo a casa. Cucinerete qualcosa di particolare? No, oggi proprio no, perché non è riuscito. Per mangiare bisogna andare piano, perché sennò... Siamo io e mia moglie qui, veniamo da Roma. Ah, siete, non siete di Fano? Siete in vacanza? In vacanza, sì, esattamente. Quindi... Come mai avete scelto di venire in vacanza a Fano? Ma io sono di origine marchigiana, di Macerata, quindi i miei genitori di Arcevia e Castelraimondo. Quindi niente, siamo parecchi anni che veniamo qui sulla riviera,
la competizione bene. Qual è il programma per il vostro 25 aprile? Fare una passeggiata. Passeggiata al mare? Passeggiata. In campagna. E in tuta, vedi, tranquillo, molto sereno. Pomeriggio una passeggiata, io farò. E la sera la cena, tutti in famiglia. Oggi tutto mare. Tutto mare. Andrete dal mare? Sì. Mangerete qualcosa di particolare? Mangiate fuori, a casa? Picnic, dai. Ecco, abbastanza spartano come pranzo. Fate picnic al mare? Sì, al mare. E avete già organizzato? Sì, sì, sì. Cosa mangerete? Penso pasta fredda, dai. Molto semplice, niente panini. Di... Esatto. Sì, sì, proprio picnic marino. Penso che andremo al furlo. Al furlo? Una bella piadina, sì. E al mare ci siamo stati ieri, l'altro ieri ancora. Adesso quindi oggi per cambiare. Furlo. Con chi andrete? Con gli amici? Con la famiglia? Con, penso, mio nipote, forse qualche amico, ci devono avvertire adesso. Facciamo un giro qui a Fano, poi andremo in spiaggia. E sì, poi... lì è la mia segretaria. Di dove siete? E viviamo a Padova, siamo però meridionali, siamo pugliesi. Siete qui in vacanza? Sì. Un paio di giorni, sì. Come mai avete scelto questa meta? Perché le Marche sono belle, ci piacciono, poi sono molto rilassanti, hanno queste colline che sono veramente splendide e c'è anche meno gente rispetto ad altri posti, devo dire, si mangia bene, gente simpatica, ci piace. Cosa fate il 25 aprile? Ah, non lo so, boh, vediamo una passeggiata al mare. Qualcosa all'aria aperta? Ah, sì, sicuramente, vista la giornata. Il mangiare? Un mangiare particolare? No, niente di particolare. Sì. Approfitta della festa? Sì, ecco, magari un invito da qualche amico, dato che non ho voglia di cucinare. Però la sta riprendendo, Sì, ecco, anche lei. È immortalata da due parti, sì. Pano TV e l'amica. Io adesso ho fatto la mia camminata della salute. Ecco. Poi vado al mare. Al mare, quindi un po' di relax. Poi mi rilasso e poi si ricomincia. E si ricomincia, vabbè, un giorno, in mezzo alla settimana va bene. Va benissimo, vabbè. Va benissimo. A posto. E ricordiamo questo 25 aprile, speriamo che la testa di qualcuno si metta a posto. Ecco, un giorno non solo di festa, ma anche di riflessione. Da pensare. Da pensare molto. E da domenica martedì 1 maggio torna a Montegiano di Monbaroccio la festa della Crescia Sai Cucon, la manifestazione dedicata alla tradizionale Crescia di Pasqua e alle uova sode. Un'antica tradizione contadina, quella della Crescia di Pasqua, una pizza ricca di sostanza e condimento a base di uova e formaggio che viene usata per fare la colazione salata nel giorno pasquale, abbinata a salumi affettati e che segna l'uscita dal periodo di magra della Quaresima. Abbinarla ai cucon, le uova sode, in una tradizionale preparazione delle nostre campagne ci pensano da 9 edizioni gli appassionati soci dell'associazione Montegiano C'è, che ha interpretato al meglio la preparazione di questa specialità gastronomica realizzandola direttamente sul posto, per cui successo e freschezza sono una garanzia. Quest'anno ci siamo spinti anche al pesce, cerchiamo di contaminare una serata a base di pesce, proponiamo una cena su prenotazione a base di pesce, poi con tante conferme, dalla passeggiata in mountain bike o a piedi, e poi gonfiabili, giochi per bambini e la musica liscio che non può mancare in queste manifestazioni. C'è anche una competizione, una gara tra sfogline. Abbiamo coinvolto 4 proloco del territorio per fornirci un nominativo di una signora. Chiediamo che ci venga portata una crescia che noi giudicheremo e daremo un piccolo premio. Come sempre il motore di queste manifestazioni è il volontariato, coadiuvato in questa occasione dalla Proloco, che sono il volano di tante iniziative che soprattutto in questo periodo dell'anno in tutta la provincia di Pesaro e Urbino danno il meglio di loro stessi, riempiendo praticamente tutti i fine settimana del calendario da qui a tutta l'estate.
Beh, sì, io qui devo dire che la Proloquo è di contorno, perché qui vanno fatti complimenti al presidente del comitato e a tutto il comitato che organizza interamente questa manifestazione, quindi gli onori vanno a loro perché hanno saputo in questi 9 anni sempre meglio migliorarsi, a partire dal presidente, dal vicepresidente Mimmo Sanchioni, insomma, e tutte le donne, gli uomini, i ragazzi, le ragazze, i bambini, anche i più piccoli, perché se venite a Montegiano si respira veramente un'aria di famiglia. Una mostra fortemente voluta dall'autore e dall'amministrazione comunale che si sta rivelando una scelta vincente. Oltre 1000 persone infatti hanno visitato la Darsena Borghese Sui miei passi, la mostra di Sassi d'autore di Stefano Furlani, fanese che per la prima volta espone nella sua città. Il monumento recentemente ristrutturato dall'amministrazione e dall'ANMI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, è riuscito a fatica a contenere le persone che non si sono volute perdere il taglio del nastro di sabato effettuato da Davide, il figlio di 8 anni di Furlani, con cui tutto iniziò per gioco sul lettino della spiaggia di Sassonia. Circa 50 i quadri in esposizione fino al 13 maggio che spaziano dal mare ai paesaggi passando per immagini sacre e ritratti, tutte opere uniche che Furlani ha ideato partendo da un sasso chiave, ovvero quel sasso che appena notato fa venire l'ispirazione per comporre e che i visitatori sono invitati ad individuare osservando le stesse opere. La mostra è curata dall'esperta d'arte Raffaella Zuccarini ed è visitabile dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23, mentre il sabato e la domenica i festivi anche dalle 10.30 alle 12.30. Possibili anche delle visite guidate per le scuole. E più di 1000 invece sono gli iscritti alla Colle Marathon, alla Maratona dei Valori che si terrà il prossimo 6 maggio da Barchi a Fano. È ormai una consuetudine il superamento dei 1000 partecipanti, ma il fatto di essere arrivati alle 3 cifre 2 settimane prima dell'evento è di buon auspicio per un'edizione da record. È iniziato dunque il conto alla rovescia per la Colle Marathon 2018, che ha già registrato 750 iscrizioni per la maratona classica di 42 km e 195 metri da Barchi a Fano e 250 iscritti per la mezza maratona che prenderà il via da Mondolfo. A questi numeri vanno poi aggiunti gli atleti dell'ANWI Fano che come ogni anno si cimenteranno nei vari percorsi nelle discipline Nordic Walking e Fit Walking. Quest'anno arriveremo alla Rocca Malatestiana, quindi si partirà da Barchi alle 9, in contemporanea partirà da Mondolfo anche la mezza maratona, quindi ci sarà, ecco, invitiamo tutti quanti per far sì che tutti siano presenti con sul percorso, perché sarà un grande spettacolo. Fino a 3 giorni prima della partenza, quindi fino a giovedì noi accetteremo iscrizioni perché si stanno ultimando anche tanta gente del posto che si mette in gioco, quindi prepariamo anche loro. Abbiamo concordato con i vigili e con tutta la protezione civile, Proloquo tutti, quindi cercheremo di non disturbare più di tanto anche chi lavora, quindi mezza città sarà libera e arriveremo alla Rocca passando sempre via mare, quindi ci sarà, ecco, un bel percorso dove tra l'altro sarà tanto animato quest'anno grazie ai gruppi musicali che ci saranno sul percorso e ci sarà tanta animazione, ci sarà Fano Jazz, la Pandolfaccia, c'è la Proloquo che farà un gran lavoro, CSI, Avis Fano, quindi abbiamo tante associazioni, tante sinergie, tanta coesione sul territorio. Saranno 14 gli alberghi aperti nel comprensorio nel fine settimana del 6 maggio che dovrebbero far registrare il tutto esaurito. Dati che ancora una volta confermano quella che è una caratteristica della Maratona dei Valori, vale a dire la capacità di muovere un indotto importante coniugando sport, turismo e cultura. Di presenze tantissime, perché intorno alla Colle Marathon girano circa 2500 persone. Non solo 2500 persone, ma una promozione immensa, perché tutto il nostro territorio vive su questo evento. E gli alberghi che sono pieni sono quelli al centro storico, perché la Colle Marathon quest'anno hanno avuto una bellissima idea di fare l'arrivo al centro storico, e quello è importante. Il dopo evento gli albergatori lasciano a disposizione parecchi per fare le docce, ritornare
alla normalità, perché dopo 42 chilometri una bella faticaccia. Bellissima l'idea di fare Mondolfo la mezza maratona, perché porterà tanta gente, non solo gli sportivi ma anche gli appassionati della camminata. E un esercito di bulldog inglesi sta per invadere Fano in occasione del 18° Bulldog Day, il raduno nazionale in programma domenica 20 maggio nella spiaggia attrezzata sul lungomare di Ponte Sasso in via Fadi Bruno 124. Un evento gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono divertirsi con i propri amici a quattro zampe. Durante la giornata verranno proposti dei giochi che alleteranno il pomeriggio con esilaranti prove dei propri bulldog e con ricchi premi ai più volenterosi e simpatici. Per iscriversi basta entrare a far parte del gruppo Cavi su Facebook. E anche questa sera chiudiamo il nostro telegiornale con gli auguri a una coppia fanese che vedete alle mie spalle, Lucia Zonghetti e Luigi Antonioni, che oggi festeggiano 25 anni di matrimonio. Dunque auguri dalle figlie Arianna e Alice e da tutti i parenti che hanno trascorso con loro queste nozze d'argento. Tra poco trasmetteremo box con i personaggi di Fano, poi in cucina con lo chef e a seguire le programmazioni di Fano TV. Come sempre vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al 338-49-68250, mi raccomando tenendo sempre cellulari e tablet in orizzontale. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani.